7 febbraio 1812. Nasce in una famiglia londinese benestante Charles Dickens. A causa di un improvviso rovescio finanziario del padre, è costretto ad appena 12 anni ad andare a lavorare in fabbrica. Questa esperienza, che segna la sua vita, è presente nei suoi lavori David Copperfield e Oliver Twist. Nel 1838 Dickens pubblica il suo primo romanzo, Il Circolo Pickwick, che riscuote un enorme successo. Nel 1859 Dickens fonda il periodico All the Year Round, che vende la cifra record di 10.000 copie. Lo scrittore britannico muore il 9 giugno 1870. L'idea di offrire un romanzo non per intero, ma a pezzi, a puntate, su riviste, esisteva già da una decina d'anni. In Inghilterra, Charles Dickens, nel 1836, ottiene un grande successo pubblicando Il Circolo Pickwick, romanzo umoristico che doveva servire da accompagnamento a vignette sportive di un celebre disegnatore. E attaccando poi in Oliver Twist e Nicholas Nickleby, sempre a puntate, un'ampia tematica sociale. Lo sfruttamento del lavoro infantile, la malavita londinese, l'usura, le fanciulle perseguitate. Tendenze sensazionalistiche, romanzo economico a puntate e utilizzazione della letteratura narrativa a fini sociali furono dunque in Inghilterra fenomeni concomitanti abilmente sfruttati da Dickens.